Buongiorno, mi chiamo Deborah De Felice e mi occupo di sociologia del diritto all'Università di Catania. Il titolo del contributo che vorrei portare al convegno AIS con Max Weber 100 anni dopo è Scienza, diritto, decisioni e progresso. Il tentativo è quello di argomentare su alcuni aspetti del rapporto tra sviluppo tecnico e sviluppo sociale, culturale e normativo delle società prevalentemente occidentali. Non si tratta di un tema nuovo. Come sappiamo, valutare l'impatto della scienza e delle sue evoluzioni tecnologiche sul sistema sociale è da sempre un tema centrale che attraversa la storia del pensiero filosofico e scientifico. In questo pensiero, però, la scienza sociologica assume un ruolo preponderante proprio a partire dalle riflessioni di Max Weber. E, come detto, non si tratta di un tema nuovo, ma un tema che è sicuramente almeno da 20 anni alla ribalta, in particolare alla ribalta, anche grazie al terreno fertile offerto dall'innovazione scientifica e tecnologica nell'ambito delle neuroscienze. Assistiamo infatti a un proliferare di pubblicazioni sul rapporto tra neuroscienze e diritto, e tant'è che nella sola rivista Law and Neuroscience Bibliography contiamo la pubblicazione di più di 200 articoli tra il 2013 e il 2014, ma anche vediamo come per esempio, nei paesi d'oltreoceano, nel 2015, sotto la presidenza Obama, è stato chiesto alla Bioethics Commission di stilare delle norme etiche per orientare il lavoro delle neuroscienze. In questa indicazione, una parte importante è stata dedicata all'uso delle neuroscienze in ambito giuridico, quello che viene definito il cosiddetto neurolaw. Su questo scenario, il tentativo di analisi è quello di tracciare, di descrivere, di ricostruire una differenza che credo stia al cuore della questione, che è la differenza tra responsabilità giudiziaria e giudizio di natura scientifica. È un tipo di analisi che viene fatto utilizzando come laboratorio, ma anche come strumenti, alcune sentenze che per il loro carattere innovativo sono state oggetto di grande interesse sia da parte degli addetti ai lavori, sia da parte di studiosi delle più disparate discipline. Alla base di questa analisi stanno proprio le riflessioni che Weber formula al primo congresso della Società Tedesca di Sociologia nella seconda metà del 1900, riflessioni sul procedere in parallelo dello sviluppo capitalistico e dello sviluppo tecnico. È su quel conseguente tipo di concezione che assume la tecnica e la sua evoluzione quale unico elemento alla guida del progresso culturale di una società. In quell'occasione Weber sottolinea come la questione non possa essere affrontata a prescindere da un confronto con i tecnici, in quanto la tecnica possiede una propria immanente legalità. L'immanente legalità a cui fa riferimento Weber è strettamente connessa al fatto che essa, tradotta in una qualsiasi macchina, è e può essere soltanto se concepita all'interno di un'idea generale a cui tendono tutti gli ambiti dell'organizzazione sociale. Cosa significa questo? Il riferimento è intuitivamente all'idea di scienza moderna, è all'idea di sapere moderna, un'idea che è nuova e che è straordinaria in quanto è orientata ad essere totalizzante, ad informare dei suoi modelli e dei suoi paradigmi tutte quante le forme della nostra vita. Ed è questa la ragione per cui il sapere moderno si presenta strettamente connesso al sistema delle macchine ed è orientato alla prassi. Significa che la tecnica non è altro che il ritaglio di un'idea, non esiste a prescindere da quell'idea, anche quando sembra seguire uno sviluppo apparentemente indipendente. Quindi non c'è il
sapere da una parte e la sua applicazione dall'altra. Sapere moderno, la scienza moderna, contiene al suo interno anche il progetto pratico, anche un progetto pratico. Questo è il cuore delle mie riflessioni, sicuramente avrò sforato, quindi spero di dire il resto durante il convegno. Grazie per l'attenzione.